giardino di Villa Ranuzzi è attivo da circa 20 anni un servizio di animazione, presente 6 giorni a settimana per 8 ore al giorno, che permette di operare attraverso un programma trimestrale e precisi progetti individuali e di gruppo, con la finalità di coinvolgere tutti gli ospiti presenti in struttura, in base alle loro capacità espressive. Tutte le forme artistiche, dalla pittura alla musica, dal teatro alla letteratura, vengono riadattate, rivisitate, riscoperte e messe in campo al fine di favorire la libera espressione delle capacità individuali. Il laboratorio di ginnastica espressiva è volto a fare ristabilire un contatto con le proprie capacità individuali tramite materiale di varia consistenza, come foulard, carta velina, corde, cartoncini, nastri, cuscini, teli colorati e palloncini, e musica adeguata. Tramite la ginnastica espressiva si cerca di favorire la libera espressione, andando a stimolare alcune parti del corpo senza che si percepisca la fatica, ma con la sola sensazione di un diffuso benessere, in quanto, ponendo in primo piano l'aspetto musicale, questo permette di lasciarsi andare seguendo i suoni o la propria musicalità. Arcobaleno, laboratorio di pittura. Attraverso questo laboratorio possiamo permettere l'esternazione di emozioni e la fuoriuscita di vissuti. Nel momento in cui si mettono segni su di una superficie, si permette di allentare le tensioni e di rilassarsi, attivando la parte più emotiva di ogni persona. La cooperativa sociale Synthesis e Villa Ranuzzi hanno avviato una collaborazione sull'utilizzo dei puzzle Life Toys, costituiti da tessere di legno, per favorire la ginnastica mentale delle persone anziane che presentano anche difficoltà cognitive. I Life Toys mettono al centro la persona, con la sua storia, il suo lavoro passato, i suoi interessi da conoscere e da valorizzare. Dal 2000 ad oggi a Villa Ranuzzi si realizzano incontri strutturati e momenti più informali di pet therapy, in modalità individuale e di gruppo, che vanno incontro alle esigenze attuali e pregresse dei nostri ospiti. Il programma di pet therapy va da settembre a giugno per 2 volte al mese. La presenza del cane e la relazione con esso incentiva la socializzazione e contrasta l'isolamento. Inoltre, imparare a fare qualcosa con il cane in un contesto ludico permette di mantenere o sviluppare delle abilità, con conseguente recupero dell'autostima. Abbaia! Dai che ce la facciamo, dai! Abbaia! 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 Ehi! Ehi!
così anche lei. Uno più chi non so mai quando vieni. È vero, ma noi veniamo a sorpresa. Sì. Chiediamo aiuto alla mamma. Da diversi anni Villa Ranuzzi propone stimolazioni cognitive su supporto tecnologico che prevedono esercizi di memoria, narrazione, coordinazione, coordinazione oculo-manuale e divertimento. C'era tutto un viale di tilli davanti e di fronte, a poca distanza, un'altra successione di finestre. C'era un melograno che sì. Carducci ha immortalato in una poesia. Allora, qui invece... Dunque, il parco di Sigurtà. Ecco, dire dove. È stupendo. Adesso si coprono le immagini e tu devi andare a trovare le coppie, le due immagini uguali. Quindi ti devi ricordare dove. La verità mi fa male, lo so. Dov'è l'altra Gigliola Cinquetti? Era là, Cinquetti. Quando fai bene ci sono i fuochi d'artificio, non so se mi spiego. Sì, ma infatti adesso lo facciamo. Oh. Pensavo di farle vedere una cosa, se rimane qui un attimo. Va bene. Guarda, se si vuole accomodare che così gliela facciamo vedere dopo. Guardi, Beverina, quando spinge questo, il computer ripete la parola che lei ha scritto, eh? Se spinge, ascolti il computer. Domani. L'ha scritta lei, eh? Domani. Comunicazione aumentativa alternativa per bisogni e dolori. Il progetto ha preso avvio da una collaborazione tra ASPI e Villa Ranuzzi ed è attivo da 2 anni. L'obiettivo è quello di permettere agli ospiti afasici e o con difficoltà comunicative dovute ad altre problematiche cliniche di poter esprimere i propri bisogni primari e secondari e il proprio dolore sia come collocazione sia come intensità tramite griglie raffiguranti specifiche immagini sia su supporto cartaceo sia in formato digitale che permettono di comunicare anche senza la parola. Dal dicembre 2013 lo staff di animazione ha avviato un importante progetto pilota in collaborazione con la Fondazione ASPI e la Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione dell'Università di Bologna, che prevede collegamenti via Skype con tutti quei parenti o amici che per vari motivi lavorativi o di residenza lontana non possono venire a trovare con continuità il proprio congiunto. E la figlia? Tutto a posto? Fate in modo di restare a casa. Montessori incontra Alzheimer è un progetto educativo sperimentale che si pone nel contesto delle terapie non farmacologiche per persone affette da demenza.
osservazione, ordine, sensi, materiale adeguato, memoria, attenzione alle relazioni interpersonali, cura di sé e dell'ambiente, libertà d'azione e di scelta e autocorrettività sono i principi del metodo montessoriano che permettono alla persona di mantenere il più possibile le proprie risorse e competenze.